Ciao, con questo video tutorial voglio condividere la configurazione che ho fatto per risolvere il problema di input-output con lo scanner gestito tramite il programma Xane di Linux. Mi trovo sotto appunto sistema operativo Linux, sto usando la distribuzione Fedora. La possiamo basta leggere la sua release, leggendo il file cat-etc fedora release, e appunto sto usando la Fedora release 26, e come desktop sto usando il desktop XFCE, quindi la spin XFCE. Il programma usato sotto Linux per gestire gli scanner è Xane, che può gestire sia scanner collegati al computer tramite porta USB, sia tramite Wi-Fi. In questo caso ho creato un collegamento apposito andando sul computer, sul desktop, creando un lanciatore che mi permette di dare un comando apposito. Questo comando apposito l'ho precisato in una guida che ho scritto su CodePen. Adesso apro il web. Attendo il caricamento. CodePen. Quindi questo è il mio account su CodePen, dove ho riportato alcune pene di codice, tra cui questa guida che ho realizzato come esempio per la realizzazione di questo tema in stile material design, modalità dark, per Code Mirror, che è un plugin che si utilizza in ambito web per avere delle interfacce dove poter scrivere del codice. Questo è il codice HTML, CSS e JavaScript utilizzato per realizzare la guida, che è meglio visualizzarla in modalità full screen per renderla più leggibile. In questo caso, quindi, la guida serviva per configurare Xane per individuare e utilizzare uno scanner su una rete wifi domestica. Lo scanner in questione era il modello VF2510 della Epson, e Xane l'ho usato sotto sistema operativo Linux usando la distribuzione Fedora 25 con la spin e quindi il desktop XFCE e architettura 64 bit. I pacchetti che ho utilizzato, quindi che vanno installati preliminarmente tramite un terminale, sono appunto questi. Basta copiarli, aprire un terminale, ne avevo già aperto uno qui, faccio clear per pulire i comandi precedenti, incollo il comando che ho copiato da quella guida web e premo invio. Va inserita la password dell'utente in uso a cui sono stati attribuiti i diritti amministrativi, inserendolo nel gruppo will e quindi si inserisco la password.
Ovviamente questi pacchetti io nel mio caso saranno già tutti installati, per cui non ci sarà nulla da fare. In questa guida quindi c'era da, ora non mi soffermo su questa, però nel caso qualcuno avesse uno scanner che funziona tramite wifi, avrebbe da seguire questa guida per configurarlo con Xane per renderlo avviabile tramite appunto questo, un comando finale che riporto alla fine, che è questo qui. Cioè, questo qui è l'indirizzo dove viene individuato il mio scanner di rete tramite questo comando scan image trattino L. Una volta preso individuato questo indirizzo, va sostituito al posto di questo e quindi tutto il comando va copiato e incollato in a posto in questo ambito, in questa casella, e qui invece si attribuisce il nome del lanciatore per ottenere appunto un lanciatore tipo questo. In questo caso l'ho chiamato Xane Wi-Fi come nome utilizzato qui, e come comando ho inserito, quindi qui come comando ho inserito quello che ho individuato tramite questa guida. E poi volendo posso anche inserire un'icona personalizzata per ottenere appunto un'icona come in questo caso. E qui questa è la descrizione, il commento anzi, che serve a descrivere appunto il lanciatore. Comunque lo scopo di questa guida invece è risolvere l'errore di input-output che si ottiene con Xane. Quindi, tralasciando questa guida, per risolvere l'errore ho trovato questa pagina del progetto Xane, dove si raggruppano tutti i dispositivi supportati dal progetto, dispositivi raggruppati per vendor, quindi per case produttrici, e in questo caso io ho cliccato sulla Canon, essendo uno scanner della Canon. Nella colonna dei modelli, quindi abbiamo una colonna modelli, interfaccia di collegamento USB, Wi-Fi. Nella colonna degli ID il primo è relativo al vendor in questo caso, e il secondo del prodotto. Questo è lo stato, se lo scanner è supportato e quanto sia bene o male supportato. Commenti vari, il backend in uso relativamente a un dato modello e la pagina del manuale relativo al backend relativo a questo determinato modello. Quindi io nella colonna ho individuato il mio scanner, che è il modello LIDE 25, questo qui, che si collega al mio PC tramite una porta USB e identifica, ha il suo vendor ID identificativo della Canon individuato da questo codice, mentre questo è il suo product ID, quindi relativo al modello LIDE 25. Leggo che è ben supportato e utilizza questo backend nella sua versione 0.52, e questa è la pagina alla manuale del mio backend, dove nuovamente ritrovo i dispositivi supportati e quindi ritroverò anche qua il mio vendor Canon identificato dal suo ID e questi vari modelli, tra cui appunto il mio, che è identificato da un product ID, da questo product ID. Questi due valori, questo e questo, sono quelli che a noi interessano e che posso leggere quindi in questa casella, perché poi li andrò a utilizzare
nel file di configurazione del mio backend, file di configurazione che qui è riportato in questo percorso, ma in realtà almeno per Fedora, installando il pacchetto con questo comando visto precedentemente, il percorso di installazione in realtà risulta essere diverso e in particolare basta copiare il nome di questo file di configurazione, aprire un terminale, fare un aggiornamento della indicizzazione dei file di sistema, quindi con sudo update database, invio, inserisco la password del mio utente perché ho usato il comando sudo e adesso faccio locate per localizzare il file in questione e appunto mi viene detto che si trova in questo percorso che è noto appunto essere differente da quest'altro. Quindi per poter editare questo file lo apro con un editor, qualunque editor, ad esempio Gedit, nel mio caso uso Sublime, quindi essendo un file di sistema utilizzerò sudo Sublime, apro il file e poi queste righe premesse dal cancelletto sono tutte linee di commento. E nei commenti posso leggere come deve essere configurato questo file. In particolare dice che ciascun dispositivo necessita di almeno due linee. Questa è la prima e questa è la seconda. La prima individua il tipo, appunto la colonna che avevo trovato prima. Find lead 25, ok, è un dispositivo USB, quindi il suo vendor ID che è questo qui, il suo product ID che è questo qui, e poi device dispositivo device name, quindi ad esempio per il dispositivo che ha vendor ID uguale a questo e che ha product ID uguale a quest'altro scriverò USB, dispositivo USB, vendor ID, product ID, device e un dispositivo USB scanner. Quindi sulla base di queste direttive, alla fine del file ho aggiunto una linea di commento precisando a cosa fa riferimento questa mia aggiunta, quindi si riferisce allo scanner modello Lite 25 della Canon. Queste righe di commento ulteriori sono aggiuntive e fanno riferimento alle pagine, alle risorse web utilizzate appunto per risolvere il problema di errore di input-output, e queste sono le due righe essenziali che sono indicate nella guida alla configurazione di questo file e quindi che vanno personalizzate con i propri codici, quindi il vendor ID identificativo della Canon nel mio caso è il product ID identificativo del modello Lite 25 che è appunto un dispositivo USB scanner. Fatto questo, salvo il file, nel mio caso non è, lo chiudo senza salvarlo e poi c'è da editare un altro file che aggiunge, ovvero una regola in questo percorso libudevrules.d, e questa regola è stata chiamata con questo nome che anche in questo caso può essere modificato in base alle proprie esigenze. In questo caso il vendor può essere differente e il dispositivo è uno scanner appunto, quindi se io vado ad aprire in un terminale questo file, quindi sudo sub con un editor di testo, quindi anche in questo caso
vado a, quindi in questo file vado a inserire il div vendor, che quindi leggo da qui. Quindi lo leggo qui e senza lo 0 per, lo stesso per l'edit product lo leggo da qua, relativamente ovviamente al proprio scanner, e questo lo lascio come tale. Dopodiché, anche in questo caso, salvo e chiudo il file, dopodiché riavvio il sistema e quindi dopo il riavvio lancio Xane. O meglio, prima collego il dispositivo tramite porto USB, o ripetendo, se lo scanner si collega tramite Wi-Fi è necessario seguire questa guida, di cui poi in descrizione metterò il link insieme ai comandi utilizzati in questo tutorial. E quindi lo scanner Xane in quel caso non sarà più, non darà più l'errore di input-output come mi è successo. Se dovesse avere problemi potete commentare, e se il video è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Grazie.